silent in dismay. It won't break this feeling down. Jamie Foxx è tornato in pubblico. L'attore non ha mai rivelato cosa effettivamente gli sia successo in questi mesi, non si è mai addentrato nell'illustrare nei dettagli quello che gli è capitato in aprile, anche se molti ipotizzano, dalle sue descrizioni, un violento ictus che l'ha poi costretto a una lunga riabilitazione. Di certo dalle sue parole è stata un'esperienza traumatizzante e molto difficile. Classe 1967, Foxx si è così rivolto alla platea, alternando umorismo e momenti di commozione, accogliendo la commossa standing ovation di colleghi e critici riuniti al Fairmont Hotel di Los Angeles per rendere omaggio agli artisti neri, latini e asiatici di cinema e TV. È pazzesco, non avrei potuto farlo sei mesi fa, non potevo proprio camminare, ha esordito sul palco della Critics' Choice Celebration. Foxx ha accettato il Vanguard Award per la sua interpretazione nel legal drama di Prime Video di Berian, in cui a fianco di Tommy Lee Jones racconta un complesso caso giudiziario nell'America degli anni 90, tra ingiustizia e razzismo. Non sono un clone. So che molte persone dicevano che sono stato clonato, ma sono proprio io, ha scherzato sul titolo dell'altro film in cui recita quest'anno, la commedia fantascientifica Hanno clonato Tyrone, di Netflix, per cui è stato nominato al Gotham Award il mese scorso. Non augurerei quello che ho passato al mio peggior nemico. Ho visto il tunnel, ma non c'era la luce in fondo, ha continuato Jamie Foxx, 55 anni premio Oscar nel 2005 nei panni di Ray Charles. Ora ho un nuovo rispetto per la vita e per la mia arte. Mi sono salvato e dico, non rinunciare alla tua arte, amico, non rinunciare a te stesso. Hollywood inaugura così la stagione dei premi alla fine del suo anno più difficile. Sei mesi di sciopero combinato di sceneggiatori e attori hanno paralizzato l'industria più di quanto abbia fatto la pandemia di Covid-19 nel 2020. Hollywood inaugura così la stagione dei premi alla fine del suo anno più difficile. Sei mesi di sciopero combinato di sceneggiatori e attori hanno paralizzato l'industria più di quanto abbia fatto la pandemia di Covid-19 nel 2020. In caso contrario, bisognerà riaprire la trattativa.